Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di ricerca e nello specifico di tecnologie innovative per un invecchiamento attivo ed in salute. Per affrontare questo argomento ho il piacere di essere in collegamento con il professor Pietro Aleardo Siciliano. Buonasera professore e benvenuto. Buonasera. Professore, prima di approfondire quindi l'aspetto tecnologico e innovativo, ci potrebbe spiegare per favore cosa si intende per invecchiamento attivo ed in salute? Sì, possiamo dire che uno degli aspetti più importanti della nostra società, direttamente collegati alla qualità della vita e al benessere sociale, riguarda sicuramente le problematiche connesse al cambio demografico e all'invecchiamento della popolazione, dove l'attuale trend demografico mette in luce l'aumento costante degli ultimi ottantenni. Il mondo intero, come sappiamo, è nel bel mezzo di una transizione demografica che è destinata a trasformare drasticamente, per esempio, le condizioni di vita. Consideriamo il modo con cui sono strutturati gli ambienti di vita, a partire dalla casa, ma considerando anche gli ambienti di lavoro e i luoghi pubblici. I dati principali indicano che nel 2030 il numero di persone con età compresa tra i 75 e gli 80 anni sarà del 40% superiore rispetto ai dati del 2010. E tra l'altro possiamo anche aggiungere che nel panorama generale la popolazione italiana è tra quelle più longeve al mondo. Le statistiche ci dicono infatti che l'Italia è il secondo paese al mondo dopo il Giappone per numero di anziani rispetto al totale della popolazione. Per cui il legame tra anzianità ed età anagrafica è dunque in costante cambiamento e ci sono notevoli aspettative sul ruolo che la scienza medica e le tecnologie potranno avere con i loro continui progressi. Se dal versante medico si tenta di rallentare il più possibile il processo di invecchiamento, dal versante sociale vi è uno sforzo per cercare di mitigare le conseguenze che la vecchiaia comporta, facendo sì, per esempio, che gli anziani possano continuare a vivere il più a lungo possibile, ma anche in modo indipendente, autonomo e con dignità. Ragion per cui nella divisione delle fasce di età della popolazione si parla ormai non più di terza età, ma di quarta età. Contemporaneamente c'è da tenere presente che il tradizionale modello di welfare, tuttora dominante, basato sull'ente pubblico quale fonte di erogazione e di sostegno della spesa nel settore dei servizi sociali e dei servizi sanitari, manifesta già da diversi anni delle debolezze strutturali che lo trascinano verso una crisi di difficile soluzione che tocca sia gli aspetti economici che quelli funzionali e gestionali dell'intero sistema. C'è da dire però che tale scenario non va visto solo in termini negativi, perché se efficientemente gestito può costituire un'enorme occasione di rinnovamento e di sviluppo del settore per innescare un processo di adattamento del sistema sociale alle mutate condizioni socio-economiche che caratterizzano la nostra società, cogliendo tra l'altro le enormi possibilità di crescita economica e sociale sottostanti. Per cui le nuove condizioni demografiche e sociali e il nuovo progresso di innovazione sociale possono infatti favorire la nascita di un nuovo modello di welfare basato su più avanzati principi di sussidiarietà che avrà bisogno di nuovi attori. Qui consideriamo il pubblico, il privato, il sistema della ricerca e per la prima volta quello degli utenti che direttamente vengono coinvolti nel processo, passando quindi, come si dice in Europa, dalla tripla elica alla quadrupla elica. Possiamo dire per cui che, pertanto che la longevità rappresenta una conquista della società e delle società evolute e al tempo stesso una sfida che rende sempre più urgente la ricerca di forme adeguate e sostenibili di promozione del benessere e di tutela della salute delle persone anziane. In tale scenario, quindi, l'innovazione tecnologica si pone al servizio degli anziani, partendo dai suoi fabbisogni, aiutando l'anziano a vivere autonomamente e in sicurezza,
in condizioni di attività e di salute, ovviamente nel proprio ambiente di riferimento. E quindi, professor Siciliano, come le tecnologie innovative possono essere utilizzate per raggiungere un invecchiamento in salute attivo? Beh, l'innovazione rappresenta il miglior mezzo a nostra disposizione per affrontare con successo le problematiche di primaria importanza per la società, tra cui le questioni legate alla salute, la diversa abilità e l'invecchiamento. Il cambio demografico, con il crescente invecchiamento della popolazione, implicherà necessariamente una trasformazione radicale, per esempio, della struttura degli ambienti di vita, gli ambienti in cui le persone vivono, pensiamo alla casa, ma anche gli ambienti di lavoro e gli ambienti pubblici. In questo contesto, l'ottimizzazione dei metodi e delle tecnologie per la riabilitazione di queste persone alle attività funzionali, sia motorie sia cognitive, garantirà la possibilità di fornire cure e monitoraggio delle cure anche al di fuori della clinica, ossia in altri ambienti di vita che sono caratterizzati dal punto di vista del paziente da maggiore comfort, intimità e possibilità di interazione sociale. Il conseguente modello di deospedalizzazione potrà generare quindi una più alta qualità della vita per il soggetto e contemporaneamente un risparmio socio-economico per il sistema sanitario. Lo sviluppo di queste possibilità attraverso la creazione di dispositivi tecnologici e ambienti di vita adeguati passa attraverso la messa a punto di tecnologie hardware, pensiamo a dispositivi tipo indossabile, le tecnologie robotiche, i sensori, le tecnologie dell'information communication technology, i materiali funzionali, ma anche strumenti di valutazione e algoritmi per l'analisi di segnali e di immagini, per esempio. Tutte queste tecnologie e metodi concorreranno a rendere gli ambienti di vita più accoglienti, adeguati e sicuri per le persone che devono riacquisire la loro massima indipendenza e le loro capacità attraverso la riabilitazione. L'approccio cosiddetto ambient assisted living intende pertanto sviluppare, partendo, cosa molto importante, dai fabbisogni delle persone, tecnologie avanzate per il sostegno dell'autonomia di utenti fragili, quali principalmente gli anziani e persone con disabilità, nei loro ambienti di vita, in modo da garantire l'inclusione sociale, la sicurezza, l'assistenza e la salute. L'efficacia nella fruizione da parte dell'utente degli ambienti di vita e dei suoi sistemi tecnologici è pertanto affidata alla capacità progettuale dell'integrazione tra le caratteristiche fisiche e prestazionali degli stessi spazi e le tecnologie di supporto con essi interagenti. Si tratta quindi di migliorare l'accessibilità, la sicurezza degli ambienti e il benessere delle persone, rendendoli smart in un contesto in cui le tecnologie si integrano con il contesto applicativo. Di particolare interesse a tal riguardo risulta per esempio la cosiddetta silver economy, cioè intesa come produzione di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati destinati a soddisfare le richieste della fascia di popolazione che invecchia. Numerosi studi hanno già analizzato la dimensione e la proiezione di crescita potenziale della silver economy, il cui valore è stimato dell'ordine di 7.000 miliardi di dollari per anno, rendendola la terza economia più grande del mondo. I principali temi intorno ai quali si concentrano le attività di ricerca e sviluppo tecnologico includono il design e la progettazione, sia per l'utente, quindi per la persona, che per l'ambiente di vita, la sensoristica e sistemi miniaturizzati, la smart system integration, le tecnologie per il cosiddetto housing sociale, la robotica, la domotica e la casa intelligente, poi problematiche relative alla telemedicina, la teleassistenza e la teleriabilitazione e telemonitoraggio, soprattutto intelligenza artificiale e nuovi modelli di business. Professor Siciliano, quali saranno i prossimi obiettivi per i quali state lavorando? Gli obiettivi su cui stiamo lavorando non possono prescindere
ovviamente da un'analisi contestuale derivante dagli effetti della pandemia Covid-19 e quanto questo ci ha insegnato e ci sta insegnando ovviamente. L'emergenza Covid ha avuto un fortissimo impatto su tutti gli stakeholder del settore e su tutti i servizi collegati. Ha inoltre fatto emergere una serie di criticità che già naturalmente condizionano il quotidiano di un'ampia gamma di utenti, soprattutto le persone anziane e quelle più fragili. Ha pertanto, diciamo, condizionato sicuramente la scelta delle azioni future e dei relativi obiettivi. È emersa infatti, per esempio, la necessità di puntare di più sull'assistenza domiciliare e tutte le tecnologie correlate all'ambiente sostenibile, e in tal senso esempi di interessanti macro aree tecnologiche per il futuro possono essere la sensoristica ambientale, la sensoristica indossabile tesa al monitoraggio di diversi parametri e di eventi critici, l'implementazione di attuatori tesi alla gestione di strumenti di comfort, di sicurezza, di assistenza domestica, l'attivazione di strumenti di comunicazione con i caregivers, con coloro che forniscono i servizi agli anziani, e infine l'utilizzo di robot in grado di supportare nel proprio domicilio l'utenza fragile. Per cui la convergenza di tali tecnologie è oramai un processo in atto, tanto che in un futuro prossimo non si potrà parlare di robotica senza fare riferimento all'intelligenza artificiale, o ugualmente non si può parlare dell'Internet of Things, l'internet delle cose, che sarà sempre connesso ai big data e quindi all'intelligenza artificiale. In futuro è probabile, per esempio, che i sensori vengano ingeriti o indossati sulla pelle per periodi prolungati per fornire un monitoraggio clinico di condizioni specifiche come la quantità di sostanze chimiche nel flusso sanguigno. Per esempio, le informazioni sulle concentrazioni chimiche in tempo reale nel sangue potrebbero funzionare con sistemi di rilascio di farmaci ingeriti in modo simile per regolare ovviamente i dosaggi in base alla chimica della persona. Dall'altro, la stessa emergenza Covid ha già accelerato i trend di crescita delle soluzioni tecnologiche e digitali in ambito sanitario, stimolando per esempio quelle relative all'utilizzo della telemedicina e della sensoristica di tipo indossabile, implementate tra l'altro proprio in questi periodi dalle aziende sanitarie con il contributo anche delle direttive regionali. Inoltre, attenzione, guardare al futuro significa guardare anche a quelle che saranno, e in parte già lo sono, le esigenze degli anziani del futuro. In primo luogo quella di rimanere nella propria abitazione, evitando per quanto possibile, diciamo, l'ospedalizzazione o il ricovero in strutture di accoglienza. Gli investimenti in ricerca e nello studio di nuove tecnologie consentiranno di proporre soluzioni per migliorare notevolmente le condizioni di accessibilità e di sicurezza, garantendo l'autonomia dell'anziano nel proprio domicilio, riducendo anche i costi e le spese necessarie per la permanenza dello stesso in strutture protette. Ciò include anche nuove forme residenziali e di interazione sociale. Inoltre, la pianificazione di una forma abitativa del tipo smart per la terza età inizia già prima del pensionamento, deve essere così. Questioni quali l'accessibilità dell'abitazione o la vicinanza a strutture sanitarie o supermercati dovrebbero essere affrontate per tempo. Sebbene la vita fra le mura domestiche, con o senza assistenza, continuerà a svolgere un ruolo preponderante, in futuro si diffonderanno sicuramente nuove forme residenziali. Tali scenari coinvolgono non solo i diretti interessati, come si può capire, che sono i pazienti, gli anziani, i disabili, ma impattano anche sulle famiglie, sul servizio sanitario e sull'assistenza sociale, che ne trarrebbero sensibili benefici. L'obiettivo non è solo quello di migliorare la qualità della vita delle persone, ma anche contestualmente di migliorare, semplificare, razionalizzare, organizzare al meglio il lavoro dell'operatore sociosanitario, come anche quello dell'assistenza.
consentendo alla variegata categoria di erogatori di servizi di lavorare con un modello altamente efficiente e funzionale. E devo dire che in tutto questo le tecnologie e l'innovazione possono fare molto. Benissimo, professor Siciliano, io non posso che ringraziarla per l'impegno e per il tempo che lei dedica per poter far sì che la nostra vita sia migliore, insomma, nel tempo, e che possiamo invecchiare, come abbiamo detto prima, in salute e in modo attivo. Grazie, professore. Grazie a voi. E grazie, arrivederci, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.